Da dove nasce la decisione di candidarsi alle amministrative 2014? Nasce da un percorso che è durato 5 anni in cui mi sono occupato di tante questioni in paese. Ho seguito diversi aspetti legati alle mie deleghe, che sono la viabilità, l'edilizia privata e l'urbanistica, ma anche tanti altri aspetti in cui dove ho trovato campo ho cercato di entrare. Poi penso ai lavori pubblici, penso alla manutenzione ordinaria e straordinaria, penso all'organizzazione di tante manifestazioni, e quindi così ottenere dei risultati, vedere tanto entusiasmo nelle cose che ho fatto mi ha spinto a provare andare a fare un passo avanti e cercare di capire se posso fare qualcosa di più per gli Alladiesi, visto che è veramente una cosa che faccio con passione, con dedizione, che per me non è assolutamente un peso ma è un impegno gradevole. Dall'attuale amministrazione nascono ben 3 liste, come mai questa scissione? Ma diciamo che nei mesi scorsi ci siamo dati una regola, ovvero quella di parlare delle prossime elezioni amministrative tra le persone che in qualche modo avessero manifestato la volontà di andare avanti nell'attività amministrativa. Ci siamo trovati in 5 persone a discutere, e che siamo state io, Edi Gianotti, Armando Scavarda, Valeria Martinetto e Dario Pelissero, in quanto gli altri avevano deciso di non far più parte dell'attività amministrativa futura per i più svariati motivi. All'interno di questo gruppo è emersa un po' la volontà di sostenere la mia persona come candidato sindaco, e così, siccome le scelte sono sempre state un po' prese a maggioranza e democraticamente all'interno del gruppo, io ho ritenuto, ovviamente sono stato gratificato da questa situazione, mi sono stato gratificato dal fatto che i miei colleghi e collaboratori avessero pensato a me, vedessero in me un futuro per il paese, e quindi ho accettato un po' la sfida. Purtroppo non siamo riusciti a mantenere un'unione del gruppo, in quanto Edi Gianotti ha preferito comunque continuare e andare avanti per la propria strada, perché teneva particolarmente a riprovare a candidarsi, e di conseguenza ci siamo divisi così, da parte mia, senza nessun tipo di rancore, però ho voluto applicare il metodo democratico che abbiamo sempre applicato in questi 5 anni di giunta anche in questa fase in vista del prossimo quinquennio amministrativo. Allie prima di tutto il nome della lista e abbiamo anche il simbolo. Per la squadra quanto si dovrà attendere? Per la squadra dovremo attendere ancora qualche settimana, non è tanto un tempo deciso da noi, ma è un tempo imposto, perché è in fase di discussione al Senato una legge, che è il disegno di legge del Rio, che potrebbe variare il numero dei consiglieri comunali e riportarlo da 7 a 11 componenti, e in tal caso andrebbe variata la composizione delle liste. Trovo abbastanza assurdo presentare una lista di 7 persone oggi, quando magari tra una settimana o due dovrò integrarla con altri nomi, e di conseguenza preferisco non generare confusioni e presentare poi i membri della lista. Se saranno 7 ci sono già tutti, se saranno 11 li integreremo, però nel momento in cui ci sarà qualcosa di più certo, di più sicuro.